Quella che vedete, ragazzi, è la nuova generazione di Peugeot E3008, in realtà sarà così anche naturalmente la versione normale, la 3008 normale, però questa nello specifico è una versione elettrica, la E3008. L'avevamo già visto qualche piccolo sketch di questa vettura con delle foto spia che circolavano online e finalmente possiamo vederla direttamente senza le camuffature. E vi dico subito che in realtà come linea generale mi piace molto, ci sono qualche... Cioè, diciamo che c'è qualche piccolo dettaglio stilistico che non mi fa impazzire, però quello più che altro sono gusti, perciò prendetelo con le pinze, però nel complesso l'evoluzione stilistica di questa vettura mi sta piacendo veramente tanto. Guardate qui davanti, già solo adesso ci arriviamo nei dettagli stilistici, guardate la calandra come si è evoluta, pur essendo un'elettrica non ha deciso di fare il tutto piatto, tutto pieno, ma di lasciare una calandra per rimanere su uno stile che sia tradizionalmente più accettabile da vedere. Comunque sia, è cresciuta leggermente in dimensioni rispetto alla versione precedente, siamo su 4,54 m di lunghezza e su 1,90 m circa di larghezza, per un'altezza in realtà non male, siamo su 1,64 m. In realtà devo dirvi che non sembra a vederla così perché si è alta, ma questa forma da coupé, loro la chiamano coupé fastback, io non riesco a chiamarla fastback. Non riesco a chiamarla fastback, avete pazienza, ma non riesco, però loro la chiamano fastback e capisco benissimo perché, proprio perché questa forma del tetto discendente che scende di qua, vedete con questo spoiler appena accennato che va verso il basso, questo lunotto molto spiovente, poi questo rialzo proprio da spoilerino qui sulla coda che rialza un po' verso l'alto e poi scende perfettamente dritto, quindi capisco perché la definiscono fastback, non riesco a chiamare fastback una macchina alta 1,65 m, però capisco cosa significhi. Ad ogni modo, andiamo a vederla invece nei dettagli stilistici più da vicino. Qui davanti abbiamo un'evoluzione sicuramente dello stile della 3008, riprende un po' il corso stilistico che abbiamo visto sulla 2008 di nuova generazione, ma con un design in realtà tutto suo. Quindi sì, abbiamo il faro che rimane molto sottile con i tre gruppi ottici, con i tre bulbi, diciamo, LED verticali qui da artiglio che poi proseguono anche qui sotto direttamente sulla carrozzeria e sul paraurti, però mi piace che la forma non sia esattamente la stessa né come forma sua né come incastro all'interno del design del muso generale, che sia una forma a sé. Qui c'è naturalmente il bulbo principale, qui sono le luci diurne a LED, quindi va benissimo. Mi piace anche questa calandra che di fatto su un'auto elettrica non servirebbe a niente nella buona sostanza, ma anche se questa in realtà non nasce per essere soltanto un'auto elettrica, quindi certo c'è tutto questo discorso, però potevano benissimo riempirla tutta chiusa e invece secondo me hanno fatto bene a lasciarla così perché dà tutto un altro effetto. Naturalmente c'è il logo nuovo, naturalmente qui abbiamo come sulle Peugeot che abbiamo già visto dalla 208 in su la scritta 3008 direttamente qui che svetta, e qui sotto invece la parte di radar con l'ADAS al centro e altre calandrine qui per andare a raffreddare le meno componenti, ma comunque la presenza di componenti rispetto alla termica, ma comunque presenti. Andiamo sul fianchetto e qui, ragazzi, vi devo dire sinceramente io non riesco ad apprezzarli i cerchioni fatti così, cioè nel senso capisco che l'idea generale è buona perché uno cerca di distinguersi in questo modo, Peugeot lo sa fare bene in realtà sotto questo punto di vista, quindi ci provo anche sui cerchi, ma io non ce la faccio, cioè i cerchi concentrici per me sono meglio rispetto a questi qui, però devo dire che in realtà danno un po' di carattere sicuramente in più alla macchina. Ovviamente vedete questo design un po' stravagante con anche delle coperture in plastica per migliorare sicuramente quella che è l'efficienza aerodinamica della vettura, quindi questi qui sicuramente si potranno anche togliere, io sinceramente probabilmente credo che li toglierei io, ma non vi sto dicendo di farlo, però comunque io probabilmente li toglierei o comunque continuo a preferire dei cerchi più tradizionali, ma capisco l'idea design di questo cerchione che in movimento fa un effetto molto particolare sicuramente da vedere, fra l'altro montati su cerchi, su gomme Michelin Pilot Sport 4 SUV, quindi delle gomme ad altissime prestazioni sviluppate specificamente per le vetture a guida alta, sicuramente questo non è male, sono delle 235-50 R20, quindi cerchio grande ma una spalla tutto sommato generosa, questo non va male in realtà come idea generale perché su un SUV è inutile avere delle spalle ribassate così perché tanto cioè nel senso meglio che siano un pochino più morbide e confortevoli, anche se sono del Michelin Pilot Sport 4, comunque mi devono un pochino più di comfort sicuramente. Veniamo qui al posteriore, abbiamo come vi dicevo una coda che è discendente perché il tetto discende qui a partire da questo spoiler, poi lo spoiler non è dritto come ci si aspetterebbe ma prosegue la linea del tetto, quindi lo sbalzo qui tra spoiler e lunotto è veramente ridotto e poi da qui in realtà scende e si rialza poi sulla parte
finale posteriore, dando poi questo effetto di coda tronca che, ripeto, capisco che venga chiamata fastback, anche se in realtà io non riesco a chiamarla fastback vista l'altezza generale della vettura, però comunque va bene lo stesso. Per quanto riguarda lo stile, anche qui ci allineiamo un po' al corso stilistico Peugeot più moderno, che abbiamo visto anche ad esempio su 508, su 2008 eccetera, ma rimane comunque una firma di 308 con il faro che non è perfettamente piatto e dritto, ma che ha una sorta di dentellatura di rientro dove gli artigli, diciamo, vanno verso il basso, poi c'è un rialzo dei fanali per dare questo effetto tridimensione. E questo in realtà, ragazzi, non mi dispiace affatto. Al centro abbiamo il lettering Peugeot per esteso, il lettering E3008 qui al centro del bagagliaio, che sì, cercavo di capire se fosse dritto, ma in realtà non so se è dritto. No, non è dritto, perché giustamente è dritto per la scritta. Ecco, questo, ragazzi, ovviamente è una mia fissa per le cose precise, però il 3008 è scritto perfettamente al centro, ma nel caso dell'elettrica la E fa sbordare tutto a sinistra. Sono precisissimo su queste cose. Comunque, vabbè, lasciate perdere quello che ho detto. Comunque questo è un piccolo dettaglio totalmente inutile, però comunque un posteriore, devo dire, non male, con questa nervatura che va in diagonale, fa un effetto un po' Japan, se vogliamo, ma va in diagonale e va a rendere più muscoloso tutta la parte posteriore. Poi abbiamo in realtà delle attenzioni stilistiche non male, perché tutta questa parte qui in realtà, ragazzi, è un vetro e si unisce direttamente al vetro poi qui, perciò le guarnizioni dei montanti e dei finestrini sono state praticamente nascoste il più possibile per dare un effetto tutto d'un pezzo, tutto vetrato, e per alleggerire il design naturalmente della vettura. Questo sicuramente è apprezzabilissimo. Ora, appena potrò andrò dentro dietro, nel frattempo vi faccio vedere il bagagliaio, che naturalmente è ad apertura automatica, e tutto sommato non è nemmeno male il lato spazio interno, perché considerate che abbiamo una capacità di 520 litri a disposizione, ovviamente questo sotto la cappelliera, quindi vuol dire che naturalmente l'effetto coupé toglie un po' di spazio, però comunque diciamo che sicuramente non è malvagio. Abbiamo comunque dei gancetti qui per la spesa, abbiamo anche una presa 12 volt qui che non fa mai male, e una luce di cortesia molto bene, così come apprezzo il fatto che lo schienale posteriore sia diviso in 40-20-40. Questo non è male, perché dovrebbero farlo tutti, non tutti ancora lo fanno. Sì, una buona parte lo fa, però non tutti ancora lo fanno, perciò sicuramente questo è apprezzabile. Ora provo ad andare a sedermi dietro se non c'è nessuno. Vediamo, sì, ok, dovrebbe esserci spazio, perfetto, ottimo. Ragazzi, questo è un effetto un po' da salone dell'auto, perché c'è un bel po' di gente, quindi dobbiamo fare tutto quanto incastrati uno sull'altro. Però eccoci qui. Allora, vi dirò subito che lo spazio di bordo non è male. Ora non so su che altezza sia regolato il sedile davanti, ma occhio e croce mi sembra che si sia preso tutto lo spazio possibile del mondo, molto bene, e non si vedrà assolutamente niente, ma cercherò di farvelo vedere con la torcia del telefono, cerchiamo di giocarcela come possiamo. Ora vedete che in realtà di spazio per le gambe ne ho ancora un po', sicuramente un pochino meno per i piedi, ma comunque anche qua si può sopravvivere. E per la testa non c'è male, nel senso che ho ancora un paio di centimetri, nonostante la presenza del tetto in vetro qui sopra. Questo, ragazzi, non è male, così come il fatto che sia presente ovviamente anche un bracciolo con i due portabicchieri, con anche i gommini per regolarsi automaticamente alla grandezza del bicchiere, quindi molto bene. Naturalmente possiamo andare a metterci anche al centro, ma qui lo spazio sarà un pochino più risicato. Il sedile di guida è regolato non indietro, è regolato praticamente per sedersi dietro, nella buona sostanza, ma abbiamo comunque un buono spazio per la testa anche qui. In realtà devo dire, tutto sommato, un pochino piegato devi stare, ma io sono anche alto 1,90 m, quindi ci può anche stare, però nel complesso non si sta così male, un po' meno per le spalle, per le ginocchia, per i piedi invece un problema, perché le guide dei sedili danno fastidio. Bene però che i sedili posteriori siano entrambi riscaldabili qui dietro, con questo schermino, con due bocchette del clima qui separate, e per tutto quello che può essere sicuramente utile al viaggio. Abbiamo anche una presa 12 volt qui sotto che non fa mai male, quindi direi che qui dietro tutto quello che serve ce lo abbiamo. Ora scendo, perché ci sono 4.000 milioni di miliardi di gradi qua dentro, praticamente siamo alla temperatura del sole, nella buona sostanza, ma usciamo, perfetto, e appena potrò ve la farò vedere anche davanti, appena questi qui scenderanno.
Ok, sono riuscito finalmente a salire a bordo ed eccoci qua, e sicuramente qui naturalmente c'è una grandissima evoluzione per l'iCockpit famosissimo. L'impostazione generale rimane sostanzialmente la stessa, con il volante di dimensioni molto ridotte e posizionato più in basso rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un'auto tradizionale, e questo dovrebbe migliorare ovviamente riduce la distrazione che il conducente può avere durante la guida. Ma vi dirò la verità, nella versione precedente dell'iCockpit in realtà era vero a metà, perché nella regolazione del volante per uno un pochino più alto della media tendeva a coprirti metà del cruscotto. Invece in questo caso finalmente, con questo nuovo display unico da 21 pollici in HD, posizionato ancora più in alto anziché essere integrato là verso il basso, comunque in alto rispetto alla media, ma cioè sopra il volante, però comunque incastrato verso il basso, ora invece è bello a sbalzo, perciò veramente io vedo, come adesso ho la GoPro all'altezza degli occhi, vedete che ho strada, display, volante, e in questo modo adesso fa effettivamente l'effetto giusto di anti-distrazione. Questo sicuramente funziona. C'è stata anche un'evoluzione naturalmente da parte del volante, ora ci sono dei pulsanti che sono touch, non sono veramente touch del tutto, non so come dire, non sono divisi tra di loro, quindi vedete che se ne premo uno si premono tutti, però comunque sono a feedback fisico. Quando vado a cliccare è tutto a feedback fisico, quindi diciamo una buona via di mezzo secondo me nel complesso, molto meglio dei tasti digitali che premi, non si preme, fa un click finto e tu dici chissà cosa ho premuto, lo scopriremo poi vivendo. Nel complesso mi piace molto anche l'infografica di questo schermo qui davanti, devo dire che non è affatto male, ora è in modalità scura ma si potrà mettere anche in modalità più luminosa. Qui davanti abbiamo la parte naturalmente utile per la guida, quindi bello orientato verso il guidatore ma comunque utile per la guida, con la marcia inserita, la velocità, l'autonomia residua, la percentuale batteria, gli ADAS attivi, eccetera, eccetera, eccetera. E qui al centro invece abbiamo naturalmente tutta la parte per quanto riguarda la navigazione generale, quindi diciamo effettivamente lo schermo dell'infotainment vero e proprio. Vedo anche che la macchina è connessa naturalmente a internet in 4G, e abbiamo qui tutte le scorciatoie utili, tra cui anche il mirror screen per andare ad attaccare Apple CarPlay e Android Auto. Le scorciatoie però sono più comode, perché uno poi dice accidenti, cioè devo andare a cliccarlo, è lontanissimo. No, perché le scorciatoie sono invece messe qui sotto. Qui sono anche qui a schermo. Sì, bene, perché effettivamente magari dei tasti fisici più piccoli sarebbero stati anche scomodi, però comunque sono touch. In compenso sono belli grandi, questo non è male in realtà, quindi io clicco home, mi trovo già sulla home, vado invece sul menu degli ADAS e noto un piccolissimo input delay, quindi un piccolo ritardo nel quando vado a cliccare a quando effettivamente succede, però dai, è accettabile. E qui abbiamo tutta la parte invece ad esempio degli ADAS, con altrimenti le impostazioni generali, il manuale di uso, tutte le applicazioni varie, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo tutto quanto il possibile a disposizione. Leggerissimo lag nell'utilizzo, leggerissimo, vedete, però tutto sommato farà il suo dovere. Peccato, effettivamente è anche bollente, cioè è vero che sarà acceso da 2 ore e mezza, però comunque effettivamente è un po' caldiccio. Quindi lato hardware e software secondo me hanno raggiunto un buon livello, più di così diciamo che si tratta di andare a lavorare lato software, però diciamo che nel complesso funziona piuttosto bene. Il settore del cambio è stato spostato qui sopra vicino al tasto di accensione, con il selettore qui direttamente, come sempre, che abbiamo già visto, ma anziché essere qui l'hanno posizionato qui, che non è male in realtà, come idea ci sta, perché permette di fare questo effetto bellissimo, devo dire esteticamente, del tunnel centrale, con tutti i comandi del clima, scorciatoia qui belli comodi, cioè particolari, guardate che è strano, è bellissimo, però c'è, cioè, con questo effetto verso guidatore che divide bene guidatore e passeggero, con questo effetto un po' diverso dal solito, non è male ragazzi, è carino. Come sono carini anche i materiali, con questo tessuto sicuramente molto particolare. Qua sopra naturalmente soft touch, con le luci ambient light che percorrono tutta la larghezza della vettura, quindi veramente molto bene. C'è un ottimo, veramente un ottimo livello di cura in questa vettura, devo dire non male. Selettore delle modalità di guida, 4 frecce, volume, accensione della radio, freno a mano elettrico, e poi 2 portabicchieri, con qui al centro invece un grosso, enorme, gigantesco tunnel portaoggetti, dove ci sono le chiavi in questo momento, con anche il portamonetine. Questo ragazzi non è male, devo dire che l'interno è riuscito a raggiungere un ottimo livello, perché se mi ricordo bene ci sono circa 30 e forse oltre litri di punti in cui andare a posizionare i propri oggetti, il portafoglio, eccetera.
eccetera. Anche qua bello rifinito, vedete che è leggermente ammortizzato e poi è tutto rivestito, quindi veramente molto bene. Non è profondissimo questo, in questo caso, cioè non è regolare più che altro di forma, però tra questo, questo, questi e questo di spazio a bordo ne troverete sicuramente tantissimo, e quindi qui si fa benissimo il dovere che bisogna fare, quindi ottimo risultato da parte di Peugeot in questo caso. Ad ogni modo, parliamo invece ora della componente meccanica, perché questa è anche una prima volta molto importante, non solo per Peugeot ma per l'intera Stellantis, perché alla base della nuova E3008 c'è la piattaforma STLA Medium, proprio quella che sappiamo già farà da base per tutte le vetture Stellantis termico-elettrica, perché non è una piattaforma nativa solo elettrica, è una piattaforma che può essere sia una sia l'altra, però tutte le auto di segmento C e D, quindi le medie ovviamente, del gruppo Stellantis ne verranno prodotti milioni, milioni, milioni e milioni, quindi è assolutamente importantissima. E qui sotto abbiamo dei dati tecnici tutto sommato non male, non è, allora, come dire, non è vero che non è nulla di incredibile, è semplicemente il fatto che Stellantis finalmente si sta mettendo molto molto bene al pari con la concorrenza, e lo fa anche con dei numeri tutto sommato niente male, perché, ripeto, nulla di incredibile, assurdo, mai visto prima, però comunque non si è limitata a dire ma sì, raggiungo i 500 km, sono in linea, no, tanto vale che lo facciamo bene, eccoci qua. Quindi la piattaforma STLA Medium in questo caso ospita batterie che vanno da 73 a 98 kWh di capacità nette in entrambi i casi, e può godere di trazione anteriore con due ruote motrici e 210 cavalli di potenza, oppure integrali con quattro ruote motrici e 320 cavalli di potenza complessiva. Questo per la versione da 73. Altrimenti, se invece siete a autonomie, per dirvela così, di circa 525 km. Ma se invece avete bisogno di un viaggio, cioè di un'auto da viaggio più diciamo corposo, ecco, in questo caso potete optare per la versione da 98 kWh, che è solo due ruote motrici, ha 20 cavalli in più rispetto alla standard, quindi siamo su 230 cavalli, se mi ricordo giusto, anziché 210, ma abbiamo un'autonomia che raggiunge fino a 700 km, quindi un risultato niente male. Ripeto, non è che abbiamo trovato l'auto da 1500 km, però non si è limitata a mettersi al pari e basta, si è messa anche al pari di quelle che fanno meglio. Quindi devo dire, ragazzi, non male sotto questo punto di vista. E questa tecnologia la vedremo naturalmente anche su altre vetture del gruppo di qui in avanti, ma la E3008 sarà quella che farà lanciare questa piattaforma, questa tecnologia. Ultimo step per quanto riguarda la ricarica: considerate che la batteria standard da 73 e la 98 kWh condividono il caricatore di bordo, quindi abbiamo una ricarica di picco massimo, diciamo in corrente continua, di 160 kW. Quindi possiamo ricaricare, e qui cito la cartella stampa perché mi fa un po' strano, però cito la cartella stampa: carichiamo la standard da 73 kWh in 30 minuti dal 20 all'80%, e poi invece la più grande, la long range, diciamo, quella da 98 kWh, da 20 a 80 in meno di 30 minuti. E mi fa un po' strano, perché è vero che fino all'80% vuol dire che c'è più spazio per stare, diciamo, in regime di picco massimo di ricarica, però ce n'è di più da ricaricare, quindi mi fa strano che la standard ci metta di più rispetto alla long range a parità di velocità di ricarica. Mi fa un po' strano, però questo è ciò che dice la cartella stampa, e in entrambi i casi comunque, ragazzi, secondo me vuol dire che in realtà la standard magari si ricaricherà in 25-30 minuti e la normale in 30-30 qualche minuto, quindi siamo sempre intorno alla mezz'oretta, quindi anche qui molto bene. Sicuramente dei valori e dei numeri interessanti per questa vettura, che da un lato rilanciano Peugeot e rilanciano il 3008 come SUV molto importante per la gamma Peugeot, perché è veramente molto importante, in particolare è sempre stato uno che portava tante tecnologie con sé, e in questo caso abbiamo la piattaforma STLA Medium, ma anche l'iCockpit di nuova generazione, e in più perché appunto, essendo basato su STLA Medium, ci anticipa già quelle che saranno le tecnologie delle future vetture del gruppo Stellantis, quindi un'auto veramente molto importante. E devo dire, a parte qualche dettaglio stilistico che a me personalmente non convince, tutto sommato sembra una buona, anzi un'ottima vettura. Quindi niente, questo è nel breve, tra molte virgolette, dopo 20 minuti di video, nel breve la 3008 elettrica di nuova generazione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Automoto. Ciao ciao!